Carissimi amici ascoltatori, carissime amiche ascoltatrici, a voi tutti il più cordiale buon pomeriggio. Intanto buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Naturalmente siamo qui per poter riprendere il discorso sulla consolazione della filosofia di Manlio Severino Boezio e come sapete siamo ormai giunti proprio ai punti finali, visto che abbiamo deciso di procedere per concetti fondamentali, tra quelli esposti appunto dall'autore, che io cercherò di evidenziarvi in modo tale che un'eventuale vostra lettura possa poi essere facilitata e ulteriormente agevolata. Bene, diciamo che il quinto e ultimo libro è un po' un libro a sé stante, nel senso che rispetto a quanto abbiamo trattato fino adesso, nel quinto libro si parla davvero, è tutto incentrato sulle caratteristiche, sugli attributi, come si usa dire in filosofia, di Dio, quindi sulle caratteristiche dell'uno, ontologicamente parlando, quindi di colui che è, era e sempre sarà, per usare appunto una terminologia agostiniana. Dico così perché poi i riferimenti ad Agostino torneranno e saranno riferimenti davvero molto pertinenti e anche, come vedremo, molto efficaci e molto vicini davvero a Sant'Agostino stesso. Bene, il quinto libro è famoso proprio per trattare in ultimo quello che è il problema della prescienza e di quella che viene chiamata anche provvidenza divina, ovvero della predestinazione divina e del rapporto che c'è tra prescienza e provvidenza divina e il libero arbitrio, che per Boezio tale rimane. Noi sappiamo che questo problema è quello che ha anche scatenato, se così possiamo dire, alcune polemiche, alle volte, o nella migliore delle ipotesi, anche diciamo, alcuni scambi di opinioni tra le varie chiese cristiane che poi si sono formate appunto all'interno del cristianesimo, nel senso che una volta separatasi dalla Chiesa cattolica, ecco, le altre chiese hanno più impostato il loro discorso teologico su una sorta di deservo arbitrio, per usare una terminologia cara anche proprio ad autori tipici come Zwingli, Calvino, Lutero, tanto per capirci, mentre invece il cattolicesimo ha conservato il discorso del libero arbitrio e questa è la terminologia che usa anche Boezio. Quindi se volessimo dire che Boezio rientra nella cattolicità, al di là del fatto che cattolico vuol dire universale, no? Ma comunque rientra proprio nel senso invece cattolico del termine per come re religiosamente viene appunto inteso. Ora, per stabilire però, quindi senza divagare, per stabilire però quali sono i problemi appunto della prescienza divina e della provvidenza o della predestinazione e del libero arbitrio a livello di rapporti che ci sono tra queste componenti, il che ci fa anche capire quali sono gli attributi di Dio, quali sono le sue caratteristiche. All'inizio, Boezio, all'inizio di questo quinto libro, deve intanto definire che cosa si intende per caso, che cosa si intende per fatto. Ora, lo definisce in un modo molto preciso, quindi farò la citazione proprio virgolettata, tratta dal libro, dice: un evento inaspettato prodotto da cause che convergono in cose fatte per uno scopo determinato. Ecco, per Boezio, quindi, il concorrere e confluire di quelle cause è, virgoletto di nuovo la definizione che ne dà, perché tale è una specifica e la declina all'interno di questo libro, è il prodotto di quell'ordine che, procedendo per inevitabile connessione, discende dalla provvidenza disponendo le cose in luoghi e in tempi determinati. Quindi questo ci porta ad una conclusione, che è già immediatamente comprensibile, ovvero che il caso, il fatto in sé non esiste affatto.
non è compatibile con quanto ci dice appunto adesso Boezio. È compatibile invece, ed è anzi l'unica soluzione possibile, il fatto che ci sia una sorta di compartecipazione tra la volontà di Dio e lo sforzo umano, era quindi la compartecipazione umana. Questo sì. Quindi, come vedete, è in un qualche modo il più filosofico di tutti i libri, anche perché arriva a definire, per poter avere proprio la consolazione finale della filosofia, che è poi in realtà la consolazione di aver riscoperto il piacere di riapprocciarsi con il Creatore da un punto di vista non soltanto fideistico, ma anche proprio razionale, essendo giunto a questo punto a comprenderlo, abbiamo visto prima per i gradi di perfezione. No? Nei libri precedenti, soprattutto nel quarto libro, e adesso per gli attributi, ovvero per le caratteristiche singole che Dio presenta. E una di queste caratteristiche è stabilire qual è il rapporto che ci può essere fra diciamo così, la capacità da parte di Dio di creare le cose, ed è una capacità smisurata, e la compartecipazione che poi ci mette l'uomo nel fare determinate cose. Cosa vorrebbe dire questo allora? Che l'uomo può cambiare forse i fatti? Oppure vuol dire che Dio già anticipatamente conosce chi sarà dannato e chi no, chi sarà destinato in un qualche modo a peccare, quindi sarà semplicemente un segno della sua predestinazione ad essere peccatore? Non è proprio così per Boezio, per quanto appunto in una parte, almeno del mondo cristiano, ma non è il mondo cattolico che la pensa così, sia invalsa appunto anche questa interpretazione che teologicamente, pur non essendo propria del mondo cattolico, però è per carità anche sostenibile, ha una sua qual ragionevolezza. Ma ciò che ci spiega Boezio è qualcosa di diverso. Boezio, infatti, diciamo che ridisegna tutta la situazione in questi termini. Il caso non esiste in se stesso, ma è l'evento di cui gli uomini non riescono a stabilire le cause che lo hanno determinato. Allora, tutto ciò è compatibile con il libero arbitrio dell'uomo, con la presenza della prescienza divina. E allora ci si potrebbe chiedere a che cosa dovrebbe servire pregare che qualcosa avvenga o meno se già tutto è stabilito. La risposta che dà Donna Filosofia, ancora una volta, è che la prescienza, la previdenza di Dio non dà necessità agli eventi umani, ovvero non fa sì che gli eventi umani siano necessariamente tali. Il discorso davvero si fa molto sottile. Lo comprendo molto complesso. E allora bisogna rimanere connessi fino alla fine con il ragionamento, come quando uno spiega un teorema di geometria, no? Quando si studia la filosofia. La connessione deve rimanere fino alla fine, perché se uno si perde anche solo un pezzettino, una parola, si disconnette e salta tutta la comprensione. Invece, se uno rimane connesso fino alla fine, non si perde nemmeno una virgola, tutto è semplice. Allora, riprendo, la risposta della filosofia è che dalla previdenza di Dio non dà necessità agli eventi umani. Piuttosto, gli eventi umani restano la conseguenza della libera volontà dell'uomo, anche se sono previsti da Dio. E siccome sono comunque frutto della compartecipazione tra la libera volontà dell'uomo e il volere e l'azione di Dio, rimangono appunto una sorta di compartecipazione tra Dio e l'uomo. Dio, in ogni caso, è già a conoscenza, per così dire, di ciò che avverrà, ma non nell'ottica della predestinazione, semmai della prescienza, della precondizione conoscitiva. Infatti, si potrebbe obiettare, questo diventa un problema, questo della conoscenza e della prescienza divina. Così posto dall'uomo, non sarebbe neanche corretto formalmente. Dio, infatti, è eterno, nel senso che non è soggetto al tempo, lo sappiamo, è fuori dalle coordinate spazio-temporali che pure lui ha voluto. Per Dio, però, tutto potrebbe essere possibile, lo dirà anche Cartesio più avanti, no? Filosofo, autore famoso del metodo scientifico.
dice che se Dio solo volesse, potrebbe benissimo far sì che 3 più 2 non faccia 5, ma faccia qualunque altro risultato, però ha posto delle condizioni tali per cui ogni qualvolta noi ci troviamo quella semplicissima operazione, questo vale però anche per le cose più complesse nel mondo della scienza, ogni qualvolta noi ci troviamo 3 più 2 è sempre uguale a 5, ogni qualvolta noi ci troviamo H2O ci troviamo sempre in presenza dell'acqua, proprio perché Dio stesso ha dato certe premesse affinché poi ogni qualvolta si creavano certe condizioni, si dovevano per forza poi rigorosamente ricreare certe condizioni e soprattutto, è importante affermarlo, certe manifestazioni. Il mondo invece, quindi Dio vive in una sorta di eterno presente, è agostinianamente, ecco perché ho detto che era importante rispettare il pensiero di Agostino all'inizio, perché secondo Agostino Dio è colui che era, è e sempre sarà, lo dice proprio, no? Nel De vera religione, lo dice nelle confessioni, lo dice nel De civitate Dei, lo dice un po' ovunque, lo ripete appunto perché ci entri bene come concetto. Bene, il mondo invece, anche se non avesse avuto nascita, sarebbe perpetuo, ossia sarebbe soggetto al mutamento perenne e dunque sarebbe soggetto al tempo, è chiaro questo. Vive nelle coordinate spazio-temporali, tridimensionale e temporale, soprattutto del tempo che passa. Vabbè, si potrebbero fare anche dei discorsi lì su quelle che sono le nuove geometrie, la nuova considerazione del tempo da dopo Einstein in poi, circa la relatività, ma non affrontiamo adesso queste problematiche che ci aprirebbero altri rigoli di affermazioni che andrebbero soltanto a complicare ulteriormente un discorso che già semplice, è vero, non è, insomma. Quindi, nel mondo esiste un presente, ma esiste quindi anche un passato e un futuro. Allora, la conoscenza che Dio ha delle cose non è a tutti gli effetti, a rigore, un vedere prima, un prevedere, una previdenza, ma è piuttosto una provvidenza, cioè una sorta di vedere nell'eterno presente tanto gli eventi che sono appunto necessari, come sono quelli regolati dalle leggi fisiche, quelle a cui ho fatto riferimento prima, le leggi fisico-matematiche, tanto gli eventi che sono invece determinati dalla libera volontà dell'uomo, di cui Dio in un qualche modo è come se prendesse atto, e perché ne prende atto? In virtù del suo amore smisurato che ha per noi, al punto tale che è anche disposto a lasciarci liberi di agire come vogliamo, anche se sbagliamo. Quindi sappiamo che gli arrechiamo sotto profilo strettamente spirituale un profondo dispiacere e poi pagheremo per queste nostre mancanze, ma in virtù del suo grande amore, siccome è sommo amore, ci lascia liberi anche di sbagliare. Poi i conti però verranno fatti alla fine con questo, diciamo, oste che non si dimenticherà di nulla e sarà un giudice soprattutto pacato, imperturbabile, ma sicuro e rigoroso nel giudicare tutti e ciascuno. Bene, diciamo che siamo arrivati alla conclusione per quanto riguarda i concetti principali della consolazione della filosofia e a questo punto abbiamo capito come prima di essere giustiziato, ecco, si conclude il tutto con Boezio che riscopre la filosofia e riscoprendo la filosofia riscopre la strada che lo conduce direttamente al suo creatore, quindi riesce a riappacificare appunto il suo animo. Non andiamo a vedere quelle che sono state le critiche favorevoli e sfavorevoli, ce ne sono state anche parecchie nel corso del tempo, diciamo che però è stata un'opera questa che ha segnato davvero un'epoca e che è un libro davvero molto bello, godibilissimo, in certi passaggi, certo, piuttosto complesso. Grazie per avermi ascoltato, arrivederci a presto, buona serata a tutti.